Nel 2017, quando Nike è diventato lo sponsor tecnico della NBA, ha introdotto il concetto di City Edition. Si tratta di uniformi speciali, da cambiare ogni anno, salvo rare eccezioni, il cui design richiama in qualche modo la città, il territorio o la comunità di appartenenza di ogni singola franchigia. Nell'arco di 6 stagioni ci siamo imbattuti in parecchie idee strampalate e in qualche orrore stilistico, ma anche in delle splendide divise, destinate a rimanere impresse nella memoria collettiva. Premettendo che si tratta esclusivamente dei gusti personali di chi vi parla, queste sono le migliori City Edition esibite dalle franchigie NBA dal 2017 al 2023. Ecco la prima parte. Atlanta Hawks, City Edition 2021-22. Per festeggiare il 75esimo compleanno della Lega, Nike e NBA decidono che le City Edition della stagione 2021-22 dovranno rappresentare un mix tra i vari stili utilizzati nel corso degli anni dalle franchigie. Il viaggio nel tempo degli Hawks comincia dal periodo forse più buio della loro storia. Tra il 2004 e il 2007, quando l'uniforme gialla divenne la divisa Alternate, la squadra di Josh Smith, Al Harrington e Joe Johnson lambiva nei bassi fondi della Eastern Conference. Resta sicuramente ricordi migliori il grande falco sul petto, che divenne un'icona degli anni 90 indossato da Dikembe Mutombo e Steve Smith. Anche i font delle scritte sono un bel mix di epoche diverse. I caratteri che compongono il nome Atlanta sono quelli del biennio 1970-72, quando a vestire la maglia blu e verde fluorescente c'era Pistol Pete Maravich. I numeri frontali, così come le striature sui pantaloncini, riprendono lo stile utilizzato fra il 1965 e il 1970, gli anni del passaggio da St. Louis ad Atlanta, e quelli posteriori l'era di Dominic Wilkins, 1982-92. Boston Celtics, City Edition 2022-23. La City Edition di Boston è un doveroso omaggio alla stella più luminosa della loro storia, il grande Bill Russell, scomparso il 31 luglio 2022 alla veneranda età di 88 anni. Su uno sfondo verde scuro contornato d'oro si staglia la scritta Celtics rappresentata nei caratteri dello Slade's Bar & Grill, locale posseduto da Russell negli anni 60. Sulle bande laterali, nere con la trama dello storico parquet incrociato del Boston Garden, ci sono 11 diamanti dorati, a rappresentare gli altrettanti anelli di campione NBA vinti dalla leggenda bianco-verde in 13 anni di carriera. Sull'elastico dei pantaloncini, gli stessi diamanti circondano il numero 6, ritirato simbolicamente da tutte le franchigie come tributo a un campionissimo, dentro e fuori dal campo. Sopra l'etichetta della maglia compare la scritta Champions of Gold. Questa uniforme viene indossata nel corso della stagione per un totale di 11 occasioni, 11 come gli stendardi che Bill Russell ha contribuito a istare al soffitto del Garden. Brooklyn Nets, City Edition 2021-22. Per le sue City Edition, Brooklyn ha più volte omaggiato la scena artistica locale, presentando due uniformi dedicate a Notorious B.I.G., due ispirate a Jean-Michel Basquiat e una ideata da Chaos. La creazione migliore, sempre stando ai miei gusti personali, è però la versione remix del 2021-22. La grande scritta Nets al centro della maglia e le spalline biancorosse, viste anche sulla Classic Edition 2020-21, sono le stesse utilizzate tra il 1990 e il 1997, quando nel New Jersey sono passati giocatori come Derrick Coleman, Kenny Anderson e Drazen Petrovic. I colori dominanti sono invece quelli delle divise da trasferta successive, introdotte nel 1997, indossate da Jason Kidd e compagni nel corso di due finali NBA e abbandonate nel 2009. Il font dei numeri, la parte stellata della fascia laterale, sono un richiamo agli anni ruggenti di Julius Erving, 1972-76, e al periodo che seguì il passaggio dalla ABA alla NBA, 1976-1990. Charlotte Hornets, City Edition 2021-22. Il mix fra gli stili passati fa centro anche in questo caso, anche perché le altre versioni, incentrate sul nomignolo Buzz City o sulle varie sigle della città, hanno lasciato spesso a desiderare. L'azzurro e l'indaco che dominano questa variopinta City Edition sono i colori storici con cui la franchigia debuttò in NBA nel 1988, gli stessi colori che comparivano nell'area dei tre punti del Charlotte Coliseum, casa degli Hornets fino al 2002. Nell'area piccola di quel parquet erano invece raffigurati gli esagoni di un alveare, che tornano nella parte superiore e sui pantaloncini di questa City Edition. Anche le striature colorate, le spalline, i bordi dei calzoncini, i caratteri del nome sul retro e il logo del calabrone sono un omaggio ai primi Hornets, che nel 2002 furono trasferiti a New Orleans, mentre il font dei numeri è quello introdotto nel 2014, quando la franchigia riprese il suo nome storico, chiudendo la poco fortunata parentesi dei Charlotte Bobcats. A proposito, anche questi ultimi vengono ricordati, con lo spostamento del numero frontale su un lato. Meno evidente l'origine dei caratteri in corsivo della scritta Charlotte, gli stessi utilizzati per il merchandising della squadra a cavallo fra gli anni 80 e 90. Chicago Bulls, City Edition 2018-19. I Bulls presentano un'uniforme nera dominata dalla famosa bandiera cittadina, con le quattro stelle rosse fra due bande azzurre. Queste ultime vengono richiamate anche sull'elastico dei pantaloncini, dove compare la parola Bulls. Il numero frontale è spostato sul lato sinistro, come nelle divise indossate dalla squadra fra il 1973 e il 1985, e utilizzate quindi da Michael Jordan nella sua stagione da rookie. Sopra l'etichetta si legge invece la scritta Sweet Home, un omaggio alla canzone Sweet Home Chicago, di Robert Johnston. Un design semplice, ma elegante e aggressivo allo stesso tempo, che contrasta con i concept arzigogolati e bizzarri proposti nelle edizioni successive. Come dimenticare, per esempio, lo sgargiante pigiamone azzurro con il toro sul petto, sfoggiato nel 2019-2020. L'unica City Edition che può competere con questa è la prima in assoluto, bianca con la scritta Chicago in corsivo e le quattro stelle sui fianchi, presentate nel 2017.
Cleveland Cavaliers City Edition 2020-21. Questa divisa, nera come la maglia con le maniche con cui LeBron James e compagni hanno alzato lo storico titolo NBA nel 2016, è un omaggio alla Rock and Roll Hall of Fame, principale attrazione cittadina. Le lettere che compongono la scritta Cleveland sono infatti raffigurate nei caratteri dei loghi di alcune leggende del rock. Dopo la grande C di Cavaliers, indossata dalla squadra nella prima era LeBron, 2003-2010, compaiono la L dei Sex Pistols, la E dei The Who, la V di David Bowie, la E dei Metallica, la L dei Beatles, la A dei Nirvana, la N degli NWA e la D dei Pink Floyd. Sui pantaloncini compaiono delle spille da concerto con i loghi dei Cavs e della Rock and Roll Hall of Fame. Dallas Mavericks, City Edition 2022-23. Dopo aver rispolverato il verde nella Classic Edition 2020-21 e aver utilizzato il bianco nella City Edition 2021-22, i Mavs mettono al centro di questo uniforme il blu elettrico, terzo colore primario della squadra ai suoi albori e nella seconda metà degli anni 90. Il verde e il bianco appaiono comunque sui fianchi della divisa e nelle scritte. I caratteri che compongono la parola Dallas ci riportano a cavallo tra gli anni 70 e 80, quando una vasta area commerciale e finanziaria, edificata fra le città di Dallas e Fort Worth, ribattezzata Metroplex, contribuì al rapido sviluppo economico della zona. Sui lati dei pantaloncini si vedono la sagoma del Texas e il logo attuale dei Mavericks, mentre sull'elastico viene sfoggiato lo skyline di Dallas, già esibito sulla divisa Alternate / Statement tra il 2014 e il 2019. Denver Nuggets, City Edition 2020-21. Tra il 2018 e il 2020, le City Edition dei Nuggets hanno reso omaggio alle iconiche uniformi indossate da Alex English e compagni negli anni 80. Inizialmente lo skyline di Denver, con le montagne rocciose e l'arcobaleno sullo sfondo, è riapparso su una divisa bianca come la neve, diventata nera come la notte nella stagione successiva. Nel 2020 l'azzeccato tris è stato completato da questa splendida tenuta, rossa con sfumature arancioni, come i tramonti sul Colorado. A differenza delle due versioni precedenti, su questa maglia appare il nome della città e non quello della franchigia. Detroit Pistons, City Edition 2018-19. L'idea di esibire il soprannome della città su una maglia è sfuggita un po' di mano ai Pistons, che hanno adottato questo stratagemma per 8 stagioni consecutive. Il design più azzeccato è quello proposto nel 2018. La livrea scura, con le due strisce grigie al centro, richiama quella di una Dodge Viper. Anche le cromature sulle spalline e nella scritta Motor City, così come il logo sull'elastico dei pantaloncini, fanno pensare alle potenti ed eleganti fuoriserie fabbricate a Detroit. Lo stesso design verrà poi riproposto, in versione rosso-blu, nella stagione 2019-2020. Golden State Warriors, City Edition 2018-19. Stando a un censimento del 2020, il 21% degli abitanti di San Francisco ha origine cinese. Per questo motivo i Golden State Warriors hanno dedicato le loro prime due City Edition alla vastissima comunità asiatica della Bay Area. Dopo l'uniforme gialla del 2017, ecco questa elegante tenuta blu scuro con dettagli dorati. Il San Francisco-Oakland Bay Bridge, logo della franchigia sin dal 2010, appare come se fosse raffigurato su un vaso Ming. Anche i numeri di maglia, i contorni, i disegni sui pantaloncini e la sigla GSW, posta sopra l'etichetta, richiamano gli ideogrammi cinesi. Come nella stagione precedente, sulla divisa appare la scritta The Bay. Houston Rockets, City Edition 2021-22 e 2022-23. Questa è una delle scelte più semplici, vista la concorrenza. La City Edition del 2017-18 era infatti la divisa standard dei Rockets, ma con il nome della squadra in cinese. Quella del 2018-19 differiva dalla prima solo per colori e dettagli, comunque notevoli, mentre le due successive erano un tributo di dubbio gusto alla NASA, con il soprannome di dubbia fantasia H-Town a dominare la casacca. Nel 2021, obbligati dal diktat stilistico della NBA, i designer di Houston hanno dovuto mixare i look storici della franchigia, con un risultato eccellente. Il riferimento più evidente sta nei colori, blu scuro con striature bianche, che riportano a cavallo tra i due millenni, 1995-2003, quando indossarli c'erano prima Hakeem Olajuwon, Clyde Drexler e Charles Barkley, poi Steve Francis e Yao Ming. La scritta Houston, i numeri e il logo sull'elastico dei pantaloncini omaggiano invece il ventennio 1975-95, che ha fruttato ai Rockets 4 finali e 2 titoli NBA. Lo stile e il logo visibili sui lati dei calzoncini richiamano una versione più recente della franchigia. Francis e Yao li hanno inaugurati nel 2003, Tracy McGrady li ha resi popolari nella stagione seguente e James Harden li ha elevati a nuovi standard di grandezza fino al 2019. Visto il successo riscontrato, o forse visto lo scarso impegno dei progettisti, questa City Edition è stata mantenuta anche nel 2022-23. Indiana Pacers, City Edition 2021-22. I Pacers hanno reso questa City Edition un grande omaggio al miglior giocatore della loro storia, Reggie Miller. La scritta frontale Pacers è identica a quella inaugurata nel 1984 e che il fenomeno da UCLA indossò per la prima volta 3 anni più tardi. I colori e lo stile ricordano le uniformi successive, con cui Killer Miller divenne celebre tra il 1990 e il 1997. In quel periodo, a raccontare le sue gesta c'era il leggendario Bobby Slick Leonard, prima allenatore pluricampione ABA e poi telecronista. I canestri più pesanti di Reggie venivano accompagnati dall'espressione Boom Baby, che qui trova posto nell'angolo della nuova maglia.
Per i numeri è stato mantenuto il font delle divise attuali e i colori delle spalline sono quelli indossati nei primi anni in NBA, 1976-78, mentre sul lato dei pantaloncini compare un curioso mix tra il primo logo della franchigia, 1967-1990, e quello più recente, Los Angeles Clippers, City Edition 2018-19. In questo caso la concorrenza è più agguerrita, considerando le due uniformi bianconere con le scritte nei caratteri del Los Angeles Times e la divisa nera del 2022-23, dedicata alla Drew League. A spuntarla è la City Edition 2018-19, un design volto a omaggiare le Olimpiadi del 1984, svolte proprio nella metropoli californiana. Le iniziali LA vengono rappresentate con dei caratteri che richiamano il logo di quei giochi, e i colori, blu scuro, bianco e rosso, sono gli stessi indossati da Michael Jordan e compagni durante la corsa alla medaglia d'oro. Nell'angolo della maglia viene omaggiato Ralph Lauren, The Voice of the Clippers, che nel 2018 si apprestava al ritiro dopo 40 anni spesi come annunciatore per la franchigia. Los Angeles Lakers, City Edition 2018-19. Fin dal principio, i Lakers hanno scelto di accompagnare il progetto City Edition a un loro tema, quello delle Lore Series. Ogni anno la divisa speciale sarà dedicata a una leggenda giallo-viola, che contribuirà alla progettazione. La versione inaugurale, nera con le squame del Black Mamba e i caratteri gialli, omaggiava Kobe Bryant. Il cuore e un eventuale sondaggio popolare premerebbero senz'altro questa divisa, rispolverata nel 2020 dopo la scomparsa del grande campione. Ma il mio occhio vuole premiare l'edizione successiva, realizzata in collaborazione con e in onore di Magic Johnson. Si tratta di un uniforme viola con striature nere, composta in realtà dalla scritta 3x5 per Showtime. 3 come i trofei di MVP vinti da Magic, 5 come i suoi titoli NBA, Showtime come lo spettacolo messo in campo dai suoi Lakers negli anni 80. Sull'elastico compare il numero 32 con una M sullo sfondo, mentre sopra l'etichetta c'è la firma dello straordinario playmaker. Sebbene le scritte sulle maglie originali avessero un diverso schema di colori, gialle con bordi bianchi per le lettere e viceversa per i numeri, non nere con bordi gialli, e sebbene non riportassero la scritta Los Angeles sopra la parola Lakers, il nuovo look nel suo insieme richiama il merchandising che in quel periodo riempiva gli armadi dei tifosi sparsi per il mondo. Memphis Grizzlies, City Edition 2021-22. I designer dei Grizzlies hanno sempre avuto idee originali, ma spesso poco riuscite nel risultato finale. Nel 2017 hanno presentato una City Edition bianca e nera dedicata a Martin Luther King. Intenzione nobile, ma alla fine sembrava una tenuta d'allenamento. L'anno successivo è contributo al wrestling, grande tradizione locale, ma quella divisa grigia con le cinture sui fianchi non avrebbe sfigurato in una Summer League. La versione 2020-21, con la trama del vinile sullo sfondo a omaggiare la casa discografica Stax Records, aveva un effetto migliore durante la presentazione rispetto a quando poi è stata indossata sul campo, e lo stesso vale per l'edizione 2022-23, un riconoscimento alla scena hip hop di Memphis. C'erano forse meno aspettative sulla City Edition 2021-22, che invece ha superato brillantemente la prova del parquet. Il remix di stili si è concentrato prevalentemente sulla parte di storia della franchigia ambientata nel Tennessee. I colori della divisa e lo stile della scritta Memphis richiamano infatti il design utilizzato tra il 2004 e il 2018, portato in auge da Pau Gasol prima e dalla squadra del Grit & Grind poi. Il font dei numeri, i bordi gialli e le grafiche su spalline e pantaloncini sono invece gli stessi che troviamo sulle due Statement Edition celesti indossate dal 2018 a oggi. Non mancano comunque gli omaggi agli sventurati esordi canadesi della franchigia. Il girocollo è lo stesso utilizzato da Big Country, Bryant Reeves e compagni a Vancouver, così come il disegno del Grizzly che stritola il pallone. Al pari del nome, questo simbolo è rimasto anche dopo il trasferimento a Memphis, nonostante Tennessee non pulluli certo di grandi orsi bruni. Questa era la prima parte delle migliori City Edition indossate dalle franchigie NBA tra il 2017 e il 2023. Nei commenti fateci sapere i vostri voti. Con un invito a lasciare un like al video e a iscrivervi al canale, vi do appuntamento alla prossima puntata.